annuncio anche a te la stessa domanda che abbiamo fatto a Nordi. Era importante vincere a Siracusa, no? Insomma, dopo la bruttissima prestazione contro la Sicuola Leoncio era importante vincere, era importante anche dimostrare qualcosa. Voi insomma siete riusciti a dimostrarlo, a dimostrare una competenza, coesione in una partita che a un certo punto si era anche complicata particolarmente. Ma sicuramente era difficile fare il risultato, siamo contenti di averlo fatto. E ora diciamo, dobbiamo cercare di dare una continuità, diciamo, di essere un punto di partenza, perché se poi non dai continuità non hai fatto niente. Insomma. Appunto, continuità che è quello che vi sta mancando. Fate buone prestazioni, poi altre molto, molto meno. E questo benedetto approdo ai playoff, che è quello che insomma, sembra essere l'obiettivo minimo, a questo punto bisogna cercare di trovarla questa continuità, no? Ma diciamo il nostro obiettivo primario è quello di migliorarci sempre partita dopo partita e poi vediamo dove riusciamo ad arrivare, a fine campionato tiriamo le somme, però l'obiettivo principale è quello di migliorarci insomma. Senti, inevitabilmente con te che sei uno dei più esperti, i leader della difesa, non possiamo non parlare anche di quelle che sono le difficoltà. Abbiamo sempre detto che le difficoltà non sono soltanto di un reparto, sono di tutta la squadra, però voi... Insomma, questa squadra prende per esempio troppi gol da calci da fermo. Allora ti chiedo come mai c'è un problema forse strutturale, c'è un problema di attenzione, che cosa sta succedendo? Ma come dice lei, abbiamo preso parecchi gol su palla inattiva. Sicuramente ci sarà da lavorare ancora di più se questo che non è bastato fino adesso. Il perché non te lo so dire, perché è capitato annate che marchi a zona e prendi gol, marchi a uomo uguale e prendi gol, un'annata un po' particolare diciamo, però sicuramente con il lavoro si riesce a limitare diciamo un po' questo gaff insomma. No, allora ti faccio un'ultima domanda, poi passo la cosa. Ti chiedo un tuo giudizio personale sulla tua annata, che tipo di annata stai facendo secondo te? Ah, diciamo è un'annata che è partita tutta in salita, nel senso che c'è stato l'infortunio, dopo l'infortunio alle spalle, mo, come dicevamo prima dobbiamo trovare continuità, dare un giudizio, diciamo i giudizi sono sempre alla fine, però per adesso penso che è un'annata che rispecchia la norma di quello che abbiamo fatto fino adesso, nel senso che la squadra ha fatto più o meno quello che era nelle nostre diciamo, ambizioni, come dicevo prima dobbiamo dare continuità per cercare di arrivare a fine campionato e levarsi qualche sassolino dalle scarpe, insomma. Arrende, se non sbaglio, tu hai esordito da titolare. Sì. Quella sconfitta è costata la panchina a Erra, poi è arrivato Dionigi. Che tipo di impressione ti aveva fatto il Rende, che ancora in quella fase stava viaggiando come quello che poi si è confermato una sorpresa del campionato? E che tipo di difficoltà, che tipo di gara ti aspetti? Ma sicuramente loro stanno facendo un gran campionato e c'è da dire che è una squadra che lotta su ogni pallone, diciamo come è la realtà della Serie C, e loro stanno continuando a fare questo dall'inizio del campionato e stanno avendo risultati insomma. Grazie. Grazie.